Buongiorno ragazzi, buongiorno dalle Bahamas. Caldo incredibile oggi, eh? Ottimo per un bel allenamento all'aperto. Ok. Un paio di minuti di chiacchiere prima che si connettano tutti. Ciao a tutti quelli che si stanno connettendo nel frattempo. Come state? Buongiorno a tutti. Complimenti ai presenti. Non è mai facile sentarsi a quest'ora, ma significa che ci tenete. Può essere apprezzato. Ok. Oggi, come avete scelto voi, allenamento brucia grassi. Quindi sarà un pochettino intenso. Minuti e si comincia, ragazzi. Forza, forza, che qua bisogna scaldarsi per bene. Allora, come sarà composto l'allenamento di oggi? Prima parte di riscaldamento, fondamentale come sempre, dove mobilizziamo un po' tutte le articolazioni del nostro corpo e poi finiamo con attivare un po' anche il cuore, qualche esercizio dinamico, così ci fa anche scaldare per bene, soprattutto a me. Allora, dopodiché, circuito speciale oggi, 10 esercizi, che dopo finito l'allenamento saprete a memoria perché vi stresserò tantissimo, 3 round, 60 secondi, 40 secondi, 20 secondi ogni esercizio, sarà super ragazzi. Ok, forza, ciao a tutti quelli che stanno entrando. Minutino si comincia. Allora, brucia grassi, perché questo allenamento è brucia grassi? Perché ci farà consumare una marea di calorie. Come sapete, più calorie consumiamo e meno ne assumiamo, più possiamo bruciare i grassi che abbiamo nel nostro corpo, giusto? Ok, prepariamo le nostre cose, tappetino, borraccia, che si comincia fra 30 secondi, ragazzi. Tranquilli, non sono pazzo comunque, scaldamuscoli, maglia termica. Pronti ragazzi? Allora, mettiamoci in piedi, iniziamo a, come vi ho detto prima, muovere un po' tutte le articolazioni del nostro corpo. Partiamo dall'alto, dalle spalle, ok? Circonduzioni lente, dove ad ogni giro dobbiamo cercare di guadagnare gradi. Ok? Giri sempre più larghi, ogni volta che ne facciamo uno. Ok? Respirazione fondamentale. Ok, si cambia giro. Molto bene. Stessa cosa, mani sulle spalle. In avanti, inspiro. Tutto fuori, cambio giro, dietro, ok, tolgo un attimo, circolazioni complete, a braccia distese, sempre parti in avanti. Lentamente, per cominciare. Ok, vado indietro. Apro bene il torace, quando sono su. Ok, sciolgo raga, sciolgo. Mi varico un po' le gambe. Mani dietro la testa, torsioni del busto. Sottolineo raga, torsioni del busto. Non devo ruotare le gambe, è solo il busto che si muove. Vai, ne facciamo ancora 8. 1,
2, 3, sempre lentamente, 4, 5, 6, 7, 8, buona. Adesso sì che muovo il bacino, circonduzione, in questo modo. Faccio vedere anche dal lato, avanti il bacino e in arco la schiena quando è dietro. Ok, ancora un paio, uno e due, cambio senso, avanzo, appiattisco la schiena, indietro in arco, avanti, forza, ancora 4, 3, 2, 1, ok, buona ragazzi, adesso sempre mani dietro la schiena, ti varico leggermente le gambe, torsione del busto con tocco del ginocchio, ok, in questo modo ne facciamo 8, 1, 2, mi chiudo bene, sì, 4, ancora 4, sì, 3, lentamente, 2, 1 e stop. Salgo un attimo, facciamo un po' di saltellini, adesso facciamo un po' di torsioni delle gambe, va bene, busto fermo, ruotano solo le gambe, dai che ci stiamo scaldando, dai, inizia il lavoro un po' più intenso adesso, affondi i posteriori, come li facciamo, sono un po' diversi dal normale, scendo, braccia alte, inizialmente non scendo giusto in fondo, tengo un attimo alto perché devo ancora scaldare. Salgo e resto in equilibrio sulla gamba, ok? Ne facciamo 8 solo sulla gamba destra e sinistra, quella che preferite. Poi dopo cambiamo ovviamente. Si parte. 8, salgo, scendo giù, 7, giù, 6, pian piano scendo sempre di più, 5, 4, 3, 2, 1, buona. Adesso sulle punte 8 volte. Importante, non tocco mai il tallone al terreno, ok? Salgo sulle punte, scendo, controllo, ma non tocco mai col tallone. 8 volte a partire da ora. 1, piano, scendo. 2, giù. 3, 4, 5, piano, 6, 7 e 8. Ottimo, passiamo dall'altro lato adesso, affondi sulla gamba destra, scendo, braccia bella distese e schiena bella distesa, scendo, 1, 2, 4, sì, ancora 4, sì, scendo sempre di più, 3, 2, 1, ultimo, sì, ok, buona ragazzi, adesso passiamo alla parte un pochettino più intensa, dove ci muoviamo un pochettino di più, 8 jumping jacks, 15 secondi di pausa per 3 volte, ok? Posto il timer e ci siamo, partiamo ora, 8 jumping jacks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buona, sono 15, tieniti sempre in movimento, sì, 5, 4, 3, 2, 1, di nuovo 8, sì, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, andiamo all'ultimo, sono 15 secondi di pausa. Buona, 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 continua, non fermarti mai. 5, 4, 3, 2, vai, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ottimo. Subito, workout plank.
sono in piedi, fletto leggermente le ginocchia, cammini in avanti e evitare una posizione di plank. Dopodiché cammini indietro e risalgo. 8 a partire da ora, vado, scendo, spingo sempre con le braccia, ok? Non casco giù nelle spalle. Continua tu, siamo a 3. Osservami, questo no, spingo, ok? In ogni fase. Buona, 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 continua, continua, continua. Facciamo ancora un paio, Sì. Salgo, l'ultimo, scendo, spingo sempre, Buona. Ok, sciogli un attimo i polsi, Così siamo belli caldi anche nella parte superiore, che utilizzeremo anche quella. Adesso, stessa modalità di prima, per i jumping jacks, facciamo degli squat live. Quindi 8 ripetizioni, 15 secondi di pausa per 3 volte. Fondamentale, ginocchia sulla stessa linea delle punte. Le punte non guardano avanti, guardano in direzione appunto delle ginocchia. Osserva bene, scendo e risalgo. Faccio vedere di lato. Schiena sempre dritta, scendo fino a dove posso. Se inizio a incurvarla, no, non vado oltre. 8 ripetizioni a partire da ora. Scendo. Sì. Siamo a 2. Niente, controllate. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Buona. Sciogli. Hai visto bene? Ginocchio quando scendo non entra dentro, non esce fuori. Allineate con il piede. Dai, 5 secondi ancora di recupero. Posizione. 3. 2. 1. Vado. Controllato. 1. 2. 3. 4. 4. 3. 2. 1. Buono. Sogli un attimo. Dai, 20 secondi di recupero, abbiamo la terza serie. Dopodiché, ultimo esercizio, si parte con il nostro circuito della morte. Dai, ci piace chiamarlo così. 10 secondi. Sogli, sogli. Segui la musica. Pronto? 8 ripetizioni. Vai. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ultima. 8. Buona, buona, buona. Sciogli, sciogli. Come ti dicevo, ultimo esercizio. Sono 20 secondi ciascuno. Skip. Basso. Medio. Alto, alto, dove le cosce sono parallele al terreno, questa altezza. Ci sei? 20-20-20, non stop. Poi abbiamo finito il riscaldamento. Pronti? 3, 2, 1, vado. Lento, lento, 20 secondi, ok? Dai, 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 dai. Siamo solo all'inizio. 10 ancora. Poi lo alzo un po'. 5. 4, 3, 2, 1, vado, alzo, dai, 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 forza, 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 dobbiamo essere belli caldi, per bruciare un po' di grassi. 5 secondi ancora, 4, 3, 2, 1, adesso alto, 20 secondi, forza, 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 dai, 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 non mollare, non mollare, alte quelle ginocchia, ti vedo che non le alzi abbastanza, forza. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. Buona. Goccino d'acqua. Respira. Fatemi sapere un po' se siete caldi. Ci prendiamo giusto 30 secondi di pausa. Anzi, facciamo un minuto, dai, così vi spiego bene il circuito. E poi si comincia. Allora, come vi ho accennato all'inizio, sono 10 esercizi da fare tutti di fila. Non spaventarti, perché non saranno
tutti esercizi per le gambe, ok? Andremo un po' su, un po' giù, lavoreremo un po' con gli addominali, quindi tranquillo che i tuoi muscoli recuperano, hanno tempo per recuperare. Ok, 10 esercizi, ti faccio vedere solo il primo, perché tutti gli altri te li farò vedere man mano, ok? Forza, forza, forza. Dai, 30 secondi, prepariamo il tappetino che ci servirà. Andiamo a terra. Fantastico, fantastico. Va bene, inizio a spiegarti il primo. Semplicemente lavoro da un minuto, 30 secondi iniziali, questi, 30 secondi finali, questi, tocco dietro. Niente di più facile. Ti ricordo, circuito da 3 round. Primo round 60 secondi esercizio, secondo round 40, terzo round 20. Ti renderemo veramente a manetta. Ok, ti ho fatto vedere il primo esercizio. Imposto il timer. Si parte fra 8 secondi. Sì. 5, 4, 3, 2, 1. Dai, comincia. Su. Primo esercizio dei nostri 10, Imparateli bene, che ci accompagneranno per tutta la nostra mattinata. Forza, ne sono passati 15. Hai 30 secondi, andiamo con la gamba dietro, ok? Questo è facile, Vedrai gli altri poi. Forza, 5 secondi e mettiamo la gamba dietro. 4, 3, 2, 1. Sì, gamba dietro. Facile, Continua. Mancano 25 secondi. Inizio a farti vedere il prossimo esercizio. Tu continua, ancora 20 secondi. Come prima, workout. Risalgo. Due slanci. Ok? Vai, 10 secondi e facciamo questo. Tu continua adesso, Vai, 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 vai. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E si cambia. Workout. E 12, no. Scendo in plank, torno indietro, salgo, due slanci, sì, e scendo. Dai, che facile anche questo, vedrai il prossimo. Siamo a 45 secondi, ne mancano 45. Ora, salgo, due slanci, uno, due, ragazzi, siamo a metà, continua, Sì. Ok, ne mancano 25, ti faccio vedere il terzo esercizio. Questo c'era sabato scorso, se lo ricorda. Butterfly sit-ups. Scendo, gamba a farfalla e in avanti col busto. Ok, ci sei? Manca 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sua tappetino, forza. Butterfly sit-ups. Scendo, spingo avanti con le braccia, apro il petto, scendo con il lato, vado, salgo, vado lentamente, siamo all'inizio, un minuto e lungo, questo è tosto l'esercizio, non mollare, dai, siamo a 20 secondi, ne mancano 40, controllato, respira, non sei in apnea, dai, 30 secondi, scendo, rotolo sulla schiena quando scendo, ok, avanti, apro, avanti, siamo a manca 20 secondi, ecco il prossimo, solo mollare, squat, facilissimo, tocco piede e squat, tocco piede, 10 secondi ancora, sit ups, non mollare, 5, 4, 3, 2, cambia, squat, larghezza più o meno delle spalle, leggermente più largo, salgo, tocco l'interno del piede, sì, un minuto anche di questo, sempre piano, andiamo, abbiamo un sacco di esercizi ancora da fare, siamo solamente al quarto e sono 10, ma tranquillo, che in mezzo ce n'è uno un po' più leggero di recupero, dai, squat, tocco, scendo, occhio, schiena sempre dritta quando scende, quando inizia a incurvarsi, niente, è il punto in cui mi devo fermare.
Dai, 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 dai. Ancora 20 secondi, ti faccio vedere il prossimo. Sono 3 push-up e 3 Superman. Mi fai questo sulle ginocchia, eh? Push-up, 3. Dopodiché mi sdrai a terra, Superman. 1, 2, 3, dai. Cambia fra 5, 4, 3, 2, 1. Via al prossimo. 3 push-up e 3 Superman. Mi fai anche sulle ginocchia il push-up, eh? 3, scendo, Superman, 1, 2, 3, e risalgo, push up, 1, 2, 3, e scendo, Superman, 1, 2, 3, sì, continua, di non mollare, io ormai sono caldissimo, sei a metà, 30 secondi, posso levarmi la felpa, 20 secondi ancora, dai, dai, dai. 3 push-up e 3 Superman, forza. 15 secondi. Non mollare, manca 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, questo è l'esercizio di relax. Semplicemente in posizione in accosciata profonda. Ok, sedere. Mi tocca le caviglie, se sono scomodo in questa posizione magari arrotolo il tappetino e ve lo metto sotto i talloni, così vedrò che ci sto su quanto tempo voglio. Ok, un minuto in questa posizione, niente di più facile, 30 secondi mancano. Intanto osservo il prossimo esercizio, 4 colpi di skip basso, salto laterale, 1, 2, 3, 4, salto laterale, 1, 2, 3, 4, salto laterale. Ok, ancora 20 secondi prima di questo, forza. Riposati, riposati. Nel prossimo. Dai, dai, 10 secondi, Pronto? Sui piedi, 5, 4, 3, 2, 1, skip in mezzo, salto. Skip in mezzo, sì, un minuto, dai, 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 salto. Gamba bella alta quando salto, Sì, 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 salto, tengo, riparto, sì. Gestisco bene le forze anche qua, Mancano 45 secondi. Tengo, dai, 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 hop. Salto, tengo, dai, 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 dai. Ok, tu continua, Te ne mancano 30, sei a metà. Occhio al prossimo nel frattempo. Lo skip lo facciamo alto, dopodiché ci fermiamo con una gamba e ci stendiamo avanti. Te lo faccio vedere dal lato. Hop, hop, hop. Tengo e mi stengo avanti. Dai, 15 secondi ancora, Skip in mezzo, salto laterale. Skip in mezzo, salto laterale. Skip in mezzo, salta. 5 secondi ancora, Lo skip diventa alto più la distensione. Va bene? 3, 2, 1, vado. Skip alto. Fermo. Mi distendo avanti, riparto, sempre cambio gamba, vado, salto, hop, tengo, distendo, sì, fermo, avanti, dai, 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 skip alto, fermo, e distendo, buona, continua, 30 secondi, sei già a metà, siamo all'ottavo esercizio, te ne mancano due, dopo abbiamo un minuto e mezzo di pausa, pulito, e si ricomincia il tiro. Forza, forza, 20 secondi, dai, 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 dai. Skip alto, ginocchia alte, ti osservo, fermo, mi distendo avanti. Sì, 10 secondi ancora, dai, 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 non mollare, non mollare. Buona, buona, 8, 7, pronto, prossimo lo facciamo a terra. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, plank laterale, questo lo conosci già, ne sono sicuro. Sul lato semplicemente sollevo il bacino. Ok, dai, sono 30 secondi per lato, siamo già a 45, ne è ancora 15, poi si cambia lato, mi raccomando, busto allineato con le gambe. 10 secondi ancora, forza, tengo, 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 dai, 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 dai. 2, 1, cambio lato, salgo.
ne hai ancora 25, forza. Dai, dai, dai. Poi andiamo col prossimo. Il prossimo sono dei mezzi burpees. Mancano 15 secondi. Poi facciamo questo. Salto. Posizione di plank. Mi raccolgo e salgo. Scendo. Plank e risalgo. Dai, hai ancora 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Mezzi burpees. Forza. In piedi. Plank. Salto avanti. Risalgo. Sì. Risalgo. Questo è l'esercizio più tosto, eh? Non a caso è l'ultimo. Dai, 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 dai. Salto. Gestisci le tue forze. Salto. Abbiamo ancora due round davanti a noi. Molto più corti. Ma sono sempre due. Dai, metà, ragazzi. Forza. Se non ce la faccio, cammino, ok? Hop, hop. E salgo. Scendo. Hop, hop. Dai. Questo è alla portata di tutti. Forza, forza, forza. Non mollare, non mollare. 15 secondi. Dai, sì. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. Buono, 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 buono. Primo round del circuito andato. Un minuto e mezzo di pausa. Te li sei meritati tutti. Acqua. Respiro. Dai, sì, sì. Wow, goditi questi momenti che sono i migliori, eh. C'è chi si allena solo per la pausa. Perfetto, perfetto. Ok, allora penso che tu abbia imparato i 10 esercizi. Spero tu ce l'abbia fatta prima di tutti. Adesso non sono più da un minuto, ma sono da 40 secondi, quindi vai tranquillo che il peggio è passato. Ok, dai, un minuto ancora di pausa e ripartiamo con il primo esercizio, che sicuro te lo ricordi, ok? Così, per 20 secondi, la metà di 40, dopodiché cambiamo, ok? Primo esercizio. Secondo esercizio qual era? Workout, giusto? Salgo e faccio due slanci, va bene? Terzo esercizio, butterfly sit-ups. Gambe a farfalla e salgo. Dai, poi li ripassiamo passo passo, ok? 20 secondi di pausa ancora, dai, inizia a prepararti. In piedi, davanti allo schermo, io preparo il timer e ci siamo poi. Ok, abbiamo 10 secondi ancora. Perfetto, vai. In piedi, 5 secondi, 4, 3, 2, 1. Facile, su. Tocco il ginocchio opposto. 40 secondi di lavoro. Sì, sono già passati 10, dai. Dai, dai. 5 secondi e cambiamo, andiamo dietro con le gambe. Forza, 3, 2, 1, dietro, sì. Tocco sempre con la mano opposta. Su, 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 su. Dai. 10 secondi. Poi si va al prossimo, te lo ricordi? Workout più due slanci. Fra 3, 2, 1, vado. Workout, cammino. Slanco. Slancio 1, slancio 2. Scendo, workout. Sempre spingo con le braccia, fondamentale, non devo cascare giù. Siamo a metà, 20 secondi ancora. Buona. Dai, dai, dai. Uno slancio e due slanci. Vai al tuo ritmo, mi raccomando. Ok, slancio. Forza. Mancano 5 secondi, poi siamo giù con i butterfly steps. Pronto? 3, 2, 1. A terra, gambe per palla, salgo, apro petto, su, su, apro petto, dai, 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 sempre a tuo ritmo, mancano 25 secondi, poi, su, su,
dai. Oh, a parte i calori che stiamo cominciando oggi. Dai. 10 secondi. Ce la puoi fare. Forza. Qual era il prossimo poi? Tu continua, eh. Squat e non col piede, giusto? Tra 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sui piedi. Squat. Non col piede. Dai. Scendi. Non col piede. Poi schiena sempre dritta, ok? Sì, tocco. Dai. Siamo a metà, 20 secondi. Forza. Sempre al tuo ritmo, mi raccomando. 10 secondi ancora. Quello dopo, il peggiore forse. 3 sit-up e 3 superman. Hai 5 secondi di squat ancora. 4, 3, 2, 1. Ehi, giù a terra. 3 sit-up, anche sulle ginocchia, se non riesci. Sì, 1, 2, 3. A terra, superman. 1, 2, 3, 1, 2, 3, scendo, siamo a 20 secondi, 2, 3, salgo, push up, 1, 2, 3, giù a terra, 10 secondi, dai, continua, e il prossimo era quello di riposo, dai, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, ok, hai 40 secondi di riposo, ma in questa posizione, deep squat, ok, ci resto, posizione di rilassamento, ok, se ho bisogno piego il tappetino e alzo i talloni, respiro, 20 secondi ancora, dopodiché, skip in mezzo, salto, vado un po' di già, giusto? 10 secondi, dai, forza, inizia a alzarti, pronto, 4, 3, 2, 1, skip, salto, vai, 40 secondi, 6, in mezzo, 6, buono, continua così, deve essere un salto, non una camminata, salta, e tengo, dentro, hop, vai, che siamo a metà, 6, così 15 secondi, forza, dai, 10 secondi, il prossimo era skip alto, mi fermo e mi distendo, dai, tra 5, 4, 3, 2, 1, alza quello skip, dai, su, blocco e distendo, dai, e riparto, blocco, distendo, alto con le ginocchia, dai, distendo, su, fermo, distendo, dai, siamo a metà, poi abbiamo gli ultimi due esercizi e poi manca l'ultimo giro da 20 secondi, veramente, poi abbiamo finito, 10 secondi, dai, poi scendiamo a tappetino, plank laterale, tra 5, 4, 2, 1, scendi, scendo, attenzione, salgo, per il contratto, respiro, mai in apnea, ancora 10 in questa posizione, poi cambio lato, 6, 5, 4, 3, 2, 1, change, 20 secondi di là, dai, non sbagliare, cambio veloce, 15 secondi, su, continua, 10 secondi ancora, poi abbiamo i mezzi burpees, te li ricordi? Mi butto giù, plank, salto e salgo, tra 3, 2, 1, buona, cammino, se non riesco, non ne ho più, cammino, 6, buona, così, 30 secondi ancora, hop, 20 secondi, metà esatta, dai, non mollare, poi abbiamo un minuto e mezzo di recupero e l'ultimo giro, 10 secondi, dai, non mollare, fino alla fine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
ci sei. Anche il secondo l'hai terminato. Un minuto e mezzo. Da ora abbiamo l'ultimo giro, il più tosto. Fammi sapere un attimo se è tutto ok. Dai. Acqua. Acqua e ossigeno. Ok, ti spiego adesso, per il prossimo giro, visto che abbiamo solamente 20 secondi per esercizio, facciamo qualche piccolissima modifica, ma resta tutto invariato, ok? Gli skip iniziali diventano tutti di seguito. Alto, dietro. Alto, dietro, ok? Il workout più slancio diventa solo workout. Scendo, cammino, mi alzo e riscendo subito, ok? Poi i butterfly sit-ups restano invariati. Gli squat diventano solo squat, ok? Quindi 20 secondi di puri squat. Successivamente i push-up, anche loro diventano solo push-up. Poi 20 secondi di recupero in deep squat. Poi abbiamo i nostri skip laterale e quello alto con la tenuta, restano invariati. E l'ultima modifica riguarda la plank laterale, che visto che sarà solo di 10 secondi per lato, la facciamo in questo modo, un po' complicato. Salgo e alzo la gamba, ok? Non è affatto facile, però sono 10 secondi. Se non riesci, tienila esattamente come la stai facendo. Però mi raccomando, cambi veloci, sennò dopo perdiamo secondi. Ok raga, 30 secondi e abbiamo l'ultimo round. Veramente. Oh. Ok, impostiamo il timer e ci siamo. Dai. 15 secondi, forza. Inizia già a posizionarti sul tappetino e si parte fra 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vado, sì, 20 secondi, buona, siamo già 15, come passa il tempo, quando si diverte, su, dietro, ah, si cambia fra 5, workout, ti ricordi? 4, 3, 2, 1, scendo, 20 secondi di workout, puro workout, aumenta l'intensità se riesci qua, tanto poi andiamo a farci la doccia. Buona, 10 secondi ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a terra, butterfly sit-ups, 20 secondi, veloce, sì, buona, continua, 10 secondi, come passa il tempo, vai, si cambia fra 5, 4, 3, 2, vai, su, squat, puri squat, 20 secondi, dai, 1, 2, 3, schiena sempre dritta, dai, che c'è ancora, 8, 7, 6, 5, 4, giusto sit up, push up dopo, 3, 2, 1, a terra, push up, dai, sono solo 20 secondi. 10 ancora, non mollare, buona, deep squat dopo, 3, 2, 1, riposo per 20 secondi, poi ci alziamo, skip in mezzo, salto laterale, skip in mezzo, ok, 10 secondi si parte, respira, 5, 4, 3, 2, 1 e via, skip in mezzo, salto, dai, sì, dentro, salto, tengo, dentro, siamo a metà, 10 secondi, dentro, salto, 5, 4, 3, 2, 1, alzo lo skip, fermo, avanti, alzo lo skip, fermo, avanti, su, siamo a metà, voilà. Buona, non mollare. Poi, plank laterale,
Let's bar twist ed è finita. Pronto a scendere? 3, 2, 1. Lancio laterale con gamba larga. Dai, su. Si cambia fra 5, 4, 3, 2, 1. Veloce. 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mezzi burpees. Puri, 20 secondi. Dai, dai, dai. Cammino se devo, se no salto. Dai. Sì. 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buona. Grandissimo, hai finito. Grande. Ottimo, ottimo. Mamma che fiatone, oh. Immagino il tuo. Grandissimo. Complimenti che tu l'abbia fatto sia alle 10:30 di mattina oppure abbia visto la live dopo, poco importa, complimenti in ogni caso. Era tosto come allenamento questo, Di nuovo acqua, respiro, ci aspettano 5 minuti di stretching e poi siamo sotto la doccia. Vai. Sopravvissuto? Com'è andata? Ok, dai che entriamo un po' in un mood diverso. Prendiamoci un minuto pieno di recupero, dopodiché 5 minuti di stretching e abbiamo finito. Tieni sempre buono il tappetino, Fantastico, fantastico. Oh, comunque, sta maglietta con queste scarpe matcha un casino, Veramente incredibile. Respira, respira. Un minuto. 5 minuti di stretching. E poi siamo belli che a posto per il weekend. Ti do 10 secondi, poi ti aspetto qua in piedi. Ok. Pronto? Iniziamo con delle leggerissime circonduzioni del collo. Sottolineo leggerissime. Ok. Dove, come sempre, cerchiamo prima di fare poca rotazione. E ad ogni giro andiamo sempre più largo. Ok. Cambio giro. Stessa cosa, cioè nel senso muoviamo sempre il collo, ma questa volta li facciamo fare su e su. Guardate bene il movimento di srotolamento e rotolamento della colonna. Così. Ok, buono. Andiamo sulle spalle adesso. Come l'esercizio iniziale. Ruotiamo lentamente le spalle, braccia libere. Ok, cerchiamo di rilassarci quando lo facciamo. Inspiro ed espiro. Cambio senso. Braccia complete. Apro la gabbia. Chiudo tutto. Andiamo indietro. Ok, sciogli, sciogli, sciogli. Adesso, inspirando, allungo la schiena più che posso,
espirando, fletto leggermente le ginocchia, okay, e vado a toccare il pavimento se riesco. Ho le ginocchia flesse, ricorda. Dopodiché, espirando, distendo le gambe e resto con la schiena dritta, gambe e schiena dritta. Espirando, scendo giù e salgo srotolando la schiena. Okay. Il collo è l'ultimo che si solleva. Facciamo un'altra volta la stessa cosa. Inspiro, allungo, fletto le ginocchia, scendo, 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 scendo. Tocco per terra, inspiro, distendo le gambe e la schiena. Trovando la schiena. Ok, restiamo in piedi, solleviamo una gamba, la afferriamo con una o entrambe le gambe, e tiriamo, dobbiamo sentire tirare davanti alla coscia, quindi se ci può essere utile che non sentiamo nessuno stiramento, portiamo la gamba un po' indietro, okay? Sempre cercando di avvicinare il tallone alla coscia, al sedere. Busto sempre retto però, respiro e lascio andare. Altra gamba. Una. Tiro fino a dove sento una leggera tensione. Respiro. Ok, lascio andare, sciolgo. Ci mettiamo a terra sul tappetino ora. Posizione del gatto. Gatto mucca. Da qua, in arco la schiena, inspirando, ed il gobbo, inspirando. Mi raccomando, è sempre lento questo movimento, continua, da dentro un paio. Stendi le gambe, siamo in posizione di plank. Da qua, cercando di appoggiare i talloni per terra, saliamo con il bacino. Andiamo nella posizione del cane a faccia in giù. Ve la faccio vedere dal lato. Ok, talloni a terra, gambe distese. Schiena dritta con il petto che cerca di avvicinarsi alle ginocchia. Può essere scomoda per te come posizione perché non sei abituato, quindi se riesci prendi un po' le ginocchia, ok? Però avvicinati col petto, respira sempre. Ogni ispirazione, se ne hai, distendi leggermente le ginocchia, ok? Buona. Torna in posizione di plank e da qua scendiamo avanti. Posizione del cane a faccia in su, schiena bella innalzata, inspiro, ogni ispirazione mi fa cascare giù il bacino, mentre le spalle sono comunque ben forti, devo tenerle lontane dalle orecchie. L'altra la tengo come nella posizione della farfalla, ok? In questo modo, con il piede che tocca l'interno della coscia. Cercando di tenere la schiena bella dritta, come in atteggiamento fiero. Inspiro e scendo. Scendo, scendo, scendo. Tocco fino a dove riesco, che sia la tibia, la punta del piede o il tallone. Sempre. Thank you.
lentamente ritorno su, scambio le gambe, schiena bella dritta, inspiro, scendo, del bambino. Mi siedo sui miei talloni in questo modo e mi lascio andare a terra con il busto, braccia estese in avanti. Se non ti dà fastidio puoi anche mettere i piedi e appoggiarlo per terra, ok? Questa posizione è giusto per terra, respiri con il dove l'ispirazione dura sempre meno dell'ispirazione, quindi un'ispirazione e un'espirazione che è veramente lunga, dove cerco di lasciare andare tutti i muscoli del mio corpo. Perfetto. Ancora un paio di respiri profondi. Inspiro. Butto fuori. Inspiro. Butto fuori. Molto bene. Ok, anche per oggi abbiamo terminato il nostro allenamento. Spero ti sia piaciuto e che dire, adesso buttiamoci sotto la doccia e godiamoci il nostro weekend. Ti saluto e ti ricordo gli appuntamenti della settimana, martedì alle 18 con Francesca e giovedì alle 18.45 con Marco, mentre noi ci vediamo sempre sabato mattina alle 10.30 con me oppure con Elettra. Saluto tutti e buon weekend di nuovo. Ciao!